Salve ai nostri web spettatori, siamo con Francesco Esposito. Parliamo del Napoli. Il Napoli calcio è in una crisi profondissima, in 4 partite, 4 punti. Francesco, la partita di oggi come ti sembra? Sì, vabbè, penso che sarà una partita molto difficile perché il Napoli sta attraversando un brutto momento, però credo che il problema del Napoli non siano i giocatori ma sia lo spogliatoio, che credo che sia un po' distrutto, perché credo da tifoso napoletano che un leader nello spogliatoio non c'è, e quindi quando manca un leader nello spogliatoio manca, diciamo, un po' tutto il resto. Credo che, cioè, spero, perché ripeto, sono tifoso del Napoli, vinciamo e si fa una bella partita. Il Sassuolo è una squadra temibile, il Napoli ce la può fare? Non è una squadra temibile, in questo momento è il Napoli che è temibile, perché non si sa mai cosa può fare, perché come abbiamo visto col Palermo 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, cioè, quindi penso che il Napoli in questo momento, cioè, si sta in un momento che deve, diciamo, riflettere un po', il presidente pure, e quindi devono un po' capire cosa bisogna fare per questa squadra. Francesco, una domanda sul mercato: sono arrivati diversi giocatori che, diciamo, alcuni considerano di seconda, terza fascia, tu che ne pensi? Anche quarta, direi, perché si è visto contro il Palermo, c'è, cioè, un certo Michu, con tutto il rispetto, perché alziamo le mani, però non è un giocatore da Napoli, ma penso che non è un giocatore di Serie B, cioè credo che Michu non si regge nemmeno in piedi, si è visto contro il Palermo. Se regali Pandev, cioè penso che, e prendi Michu. Quindi tu pensi che le colpe siano da attribuire alla dirigenza del Napoli? Tutta la dirigenza, perché De Laurentiis non mi può dire il mercato l'ha fatto Benitez, perché conoscendo Benitez, conoscendo quello che ha vinto, conoscendo i giocatori che ha allenato, tipo Xabi Alonso, Mascherano, Torres, cioè credo che non preferiva Michu a Pandev. Francesco, e per quanto riguarda la mentalità di Benitez, tu pensi che sia applicabile il suo modulo al calcio italiano? Perché sì, sta trovando tutte queste difficoltà? Ma si è visto l'anno scorso che... credo di sì, perché, cioè, si è visto l'anno scorso cosa ha fatto Benitez. Cioè, è venuto a Napoli, il primo anno ha vinto, ha fatto 104 gol, cioè terzo, perché cioè, i punti che ha fatto non sono da terzo posto, perché ricordiamo che la Juve e la Roma hanno fatto un campionato da super, cioè, quindi penso che Benitez per me è un grande, per me Benitez è un top, ma in questo momento a Napoli top con il presidente che abbiamo, cioè, non sono possibili, perché a Napoli non si può vincere. Una domanda: qui siamo al centro di Frattamaggiore, domenica 28 settembre, Insigne e Frattese lo conosciamo, sì, tutti, sì, sì. Chi preferisci tra Insigne e Mertens? Allora, diciamo, preferenza, diciamo, da Frattese anch'io, cioè dovrei dire Insigne, però diciamo che Mertens è Mertens, cioè Mertens riesce a fare quello che Insigne, Mertens fa in 30 minuti quello che Insigne non fa tutto il resto della partita, cioè, quindi non posso dire che Mertens sia superiore a Insigne, Insigne superiore a Mertens, però parlano i numeri, parlano i fatti, e, cioè, si vede Mertens quando entra cosa dà, cosa rende e cosa fa per la squadra. Grazie Francesco Esposito per la disponibilità, ti aspettiamo come sempre su www.liberocittadinopensante.it. Grazie. Buona giornata.